Buongiorno e bentrovati, prima edizione del nostro telegiornale. Paura questa mattina in Vietnea Alta a Catania. Una donna va in escandescenza, si spoglia e lancia dal balcone di casa al terzo piano di un palazzo basi e mobili di casa. Nessun ferito, ma danni alle auto in sosta. La donna è stata poi fermata. Guardate. Momenti di panico e disorientamento stamani a Catania. Siamo in Vietnea Alta, sono circa le 11:30, lo vedete, una donna svestita addosso solo gli slip, lancia dal balcone di casa sua oggetti di ogni tipo. Che sta facendo? Ma sta passando una palla da lì? Sì, vabbè. I rastri. Padone. La strada letteralmente invasa da vasi, suppellettili, piccoli mobili, tutto finito in frantumi in mezzo alla strada. Anche una culla da neonato, il rischio di colpire passanti altissimo, tanto che si è resa necessaria la chiusura del tratto prospiciente l'abitazione della donna. Non risparmiate, diverse auto in sosta fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Ancora da capire cosa abbia spinto la donna a compiere un gesto di questo tipo. Potrebbe esserci alla base la disperazione per un tradimento da parte del compagno, visto uscire di casa poco prima che questi momenti di follia avessero inizio. Le immagini finite sui social, numerosi cittadini che hanno immortalato quelli che sembrano atti di disperazione che hanno messo a rischio l'incolumità dei passanti. Veniamo adesso all'emergenza Covid. Continua a crescere purtroppo il numero di ricoverati negli ospedali della Sicilia. Dietro l'angolo il passaggio alla zona arancione, va avanti la campagna vaccinale. Da ieri il lab di via Forcide a Catania aperto sino a mezzanotte, siamo andati a vedere com'è andata la prima sera. Occorrerà aspettare qualche altro giorno in Sicilia prima che si raggiunga il picco dei positivi totali di questa nuova ondata, raggiunto già da alcune regioni e verso cui si stanno dirigendo tante altre. Previsioni queste che allungano la curva epidemiologica e che fanno ipotizzare altri giorni di passione nell'isola, dove due parametri su tre, l'aumento dei ricoveri con un tasso di occupazione dei posti letto pari al 32%, 20 in terapia intensiva e il rapporto dei contagi rispetto alla popolazione, hanno superato i livelli di guardia, per cui si fa sempre più concreto il passaggio della regione da gialla ad arancione. Buone notizie però arrivano dal fronte delle vaccinazioni. In arrivo nuove dosi del siero Moderna. Queste forniture serviranno a far fronte alle numerose richieste di prime e terze dosi registrate negli ultimi giorni. Le nuove misure introdotte dal governo su obbligo vaccinale per gli over 50 e Super Green Pass hanno impresso un'accelerazione alla campagna di immunizzazione che stava vivendo una fase di stanca. Per venire incontro ai cittadini, da ieri hub vaccinale di via Forcide a Catania aperto fino a mezzanotte. Sono le 22:30, c'è ancora della gente in fila per vaccinarsi. Significa che l'iniziativa, ancorché nella sua prima giornata e nonostante l'inclemenza del tempo, fa molto freddo, ha avuto un discreto successo che speriamo si ripeterà nelle giornate successive. Oggi abbiamo somministrato un numero di prime dosi che per esempio in quest'hub non si registrava da tempo. È un successo visto i tempi che corrono e considerato anche che in provincia di Catania la popolazione che ne ha diritto è arrivata a oltre il 90% di copertura vaccinale, quindi significa che stiamo vincendo anche le ultime resistenze degli irriducibili che piano piano si stanno convincendo della utilità o della necessità del vaccino. Qualcuno è venuto un po' in maniera riottosa perché costretto magari dalla moglie, mi è capitato poco fa un signore che era trascinato dalla moglie convinta a Sivax, lui era un Novax meno convinto e comunque la moglie ha avuto ragione. Affluenza regolare nella prima giornata di orario allungato con pazienti che senza ressa hanno fatto accesso alla struttura per le inoculazioni fino alle 24. Chi lavora, diciamo, ne può approfittare per venire a
dopo il lavoro in pratica. Sicuramente più comodo e poi così faccio spazio magari ad altri, diciamo, nelle giornate normali. Diciamo così, ho l'opportunità di venire di sera, lo faccio volentieri. Mi scade tra poco e quindi con la scusa così posso andare al lavoro tranquillo e sono coperto tranquillo da questo punto di vista. Lavoro fino alle 20:30, quindi non ci sarei arrivato, diciamo così, in tempi così comodi. Ho tentato, questa è la terza volta che tento di farlo, troppa folla, troppa gente. Cioè, ero già prenotata per il 31 gennaio. Essendo a rischio, dato che dal 1 febbraio entrerà in vigore la nuova normativa, ho preferito anticipare e tentare a quest'ora. E la famiglia di Davide Villa, il vice sovrintendente della squadra mobile della Questura di Catania, deceduto il 6 marzo scorso dopo 12 giorni dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, si è opposta all'archiviazione dell'inchiesta avanzata dalla Procura di Messina. I legali hanno chiesto un supplemento di indagini. La competenza è radicata nel capoluogo della città dello Stretto perché il poliziotto era sposato con un magistrato in servizio a Catania. E sono cospicui gli investimenti fatti in Sicilia nelle strutture sanitarie per far fronte all'emergenza Covid. Ai nostri microfoni snocciola i dati il soggetto attuatore Tuccio D'Urso, delegato dal commissario regionale. Covid, crisi dei pronto soccorso e responsabilità per il soggetto attuatore del presidente commissario delegato dal generale Francesco Paolo Figliuolo Tuccio D'Urso, questa è da attribuirsi anche ai non vaccinati. Non usa mezzi termini il tecnico incaricato dal governo dell'isola, sottolineando gli investimenti fino ad ora attivati proprio per far fronte alle crescenti richieste delle strutture sanitarie. Alla vigilia di quella che sembra essere ormai certa zona arancione, Tuccio D'Urso snocciola dati importanti, poco meno di 60 milioni di euro destinati a tal proposito per 70 appalti che comprendono anche quelli in corso. La nostra regione è la prima in tutta Italia, seguita dalla Lombardia che di euro ne ha spesi 26 milioni. Il problema, ci dice stamani in collegamento da Palermo, è che le imprese hanno dovuto sperimentare sul campo. In questo contesto la Sicilia si è distinta notevolmente. Importanti novità dal mese prossimo per il presidio ospedaliero di Acireale, il Santa Marta e Santa Venera. Allo stesso tempo la gran massa di accessi ai pronto soccorso e ai reparti è dovuta all'ammalarsi di cittadini che non sono stati vaccinati. Come ha ribadito anche il commissario Liberti, l'eccessivo accesso ai pronto soccorso di questi giorni è dovuto anche al fatto che vengono avviati al pronto soccorso pazienti che potrebbero tranquillamente essere curati a casa propria. Realizzare terapie intensive si è dimostrato un compito abbastanza complesso, non solo in Sicilia ma in tutta Italia. In questo non siamo certamente stati agevolati dalle imprese che sono state selezionate da Roma, dal commissario nazionale, e che noi abbiamo contrattualizzato in Sicilia. Scontiamo anche una debolezza finanziaria di queste imprese, che nel momento in cui noi abbiamo avuto solo quattro mesi di difficoltà finanziaria di erogazione degli stati d'avanzamento, gran parte delle imprese nostre si sono fermate, non hanno più continuato i lavori, non riuscendosi a procurare i denari in banca o non volendolo fare. Purtroppo questa è la differenza che fa un autentico imprenditore da coloro i quali si, non dico improvvisano a fare questo mestiere, ma lo fanno senza un autentico spirito imprenditoriale. Conto entro il 15 del mese di febbraio di aprire il nuovo pronto soccorso Covid e soprattutto i posti di terapia intensiva e subintensiva Covid dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Come semplice reperire dai dati della Presidenza del Consiglio, la Sicilia è la regione che più ha speso fino ad oggi in fatto di potenziamento della rete ospedaliera.
E con la diffusione incontrollata dei contagi c'è incertezza sulla riapertura delle scuole in Sicilia. I sindaci hanno chiesto una proroga e più poteri ai dirigenti scolastici nella gestione di eventuali emergenze. Vediamo ad Acireale. Serpeggia incertezza tra i sindaci siciliani in relazione alla riapertura degli istituti scolastici di domani, scontata la proroga di ulteriori 2 giorni sfruttando il calendario regionale scolastico. La regione potrebbe intervenire in autonomia solo se l'isola passa in zona arancione o rossa. L'incidenza della variante Omicron preoccupa gli amministratori locali impegnati da settimane nella gestione del diffondersi della pandemia che ha decimato i dipendenti pubblici anche a scuola e tiene in apprensione i primi cittadini e gli stessi dirigenti scolastici, i quali hanno ricevuto le nuove linee guida comportamentali in caso di studenti colpiti da SARS-CoV-2. Ad Acireale, tra licei, istituti tecnici comprensivi e scuole dell'infanzia, si muove una popolazione scolastica di 9.000 studenti ed un'eventuale esplosione dei contagi renderebbe piuttosto gravosa la gestione ordinaria della malattia. Le scuole rappresentano focolai naturali da Covid che veicolano negli ambienti domestici, come ampiamente dimostrato durante le fasi precedenti del diffondersi del virus. Il ritorno alla didattica a distanza al momento non è tra le ipotesi che il governo intende adottare e la scelta delle lezioni in presenza sta alimentando polemiche e scontri istituzionali tra regioni e presidenza del Consiglio dei Ministri. La situazione genera incertezza e allarme tra i sindaci in prima linea nella gestione dell'emergenza sanitaria. È chiaro che la situazione è delicata, perché con questa crescita della diffusione, il fatto che adesso anche l'ultima comunicazione dell'OMS è che il 50% degli europei saranno colpiti, le scuole diventano un luogo in cui è più facile entrare in contatto e quindi rappresentano un rischio che poi si trasporta anche a casa. E quindi dal punto di vista degli operatori del settore, anche dai sindaci, sarebbe preferibile riuscire a fare il mese di gennaio a farlo con la didattica a distanza. Sulla ripresa delle lezioni in presenza i dirigenti scolastici hanno ricevuto alcune note esplicative dai ministeri competenti. Tarcisio Maugeri, dirigente del liceo classico Guglio e Pennisi di Acireale, si dice favorevole alla riapertura delle scuole e agli studenti in classe, seppur nel rispetto dei protocolli vigenti. La scuola per noi non cambia nulla, perché accoglieremo i ragazzi con la serenità e la professionalità di sempre, garantiremo il distanziamento, sanificheremo le aule, e quindi non c'è molto da dire da questo punto di vista. Abbiamo ricevuto delle note congiunte del Ministero dell'Istruzione e della Salute e poi una nota esplicativa del Ministero dell'Istruzione in cui chiarisce semplicemente come affrontare la quarantena nel caso di contatti diretti. L'unica novità è quando abbiamo una doppia positività in una classe, perché ora spetta alla scuola effettivamente verificare se un allievo debba fare la DAD oppure la didattica in presenza. Quindi questa è l'unica cosa nuova, perché il decreto legge dell'1 gennaio 2022 trasferisce alla scuola la possibilità di poter verificare lo stato vaccinale degli allievi. Poi c'è il caso di doppia positività. Se un alunno è vaccinato, l'alunno frequenterà la lezione a scuola; se non è vaccinato, l'alunno frequenterà la DAD. Restiamo in argomento, si è svolto un incontro in municipio a Riposto, in attesa della decisione del governo regionale, i dirigenti auspicano l'utilizzo della didattica a distanza. Vige ancora l'incertezza in riferimento alla ripresa delle lezioni scolastiche. La recrudescenza della pandemia ha prolungato di fatto le vacanze natalizie e non c'è ancora una certezza assoluta su quando si tornerà a scuola. Intanto però i vari comuni affrontano la problematica. Stamattina è stata la volta di Riposto, con l'assessore Paolo Emanuele, che ha convocato i dirigenti scolastici del territorio. Al termine del confronto, proprio questi ultimi hanno palesato il loro desiderio di tornare quantomeno in DAD quanto prima possibile. Ma ovviamente tutti i dirigenti scolastici propendono per far sì che le scuole non rimangano ancora chiuse, ma per l'attivazione della didattica a distanza, che ovviamente sarebbe la metodologia per più idonea per attivare nuovamente gli studenti, che non dimentichiamo già sono reduci dalle vacanze natalizie e quindi da un l'autoperiodo in casa, e quindi riattivare tutte le attività scolastiche dopo questa grande pausa.
È una situazione di estrema difficoltà, ma comunque in continua evoluzione. Sì, infatti attendiamo gli esiti della riunione che si sta svolgendo a livello regionale per verificare se la regione in qualche modo deciderà per procrastinare di ulteriori 2 giorni ormai l'inizio delle attività didattiche, magari a distanza da lunedì, o una chiusura, non so sulla base di quali parametri, perché ovviamente siamo tutti a conoscenza della volontà del governo nazionale, che è quello di mantenere la didattica in presenza. E attenzione, attenzione, c'è la decisione del governo regionale: nessuna proroga delle vacanze natalizie per gli studenti siciliani. Questo quanto deciso a seguito della riunione della task force tenutasi questa mattina e conclusasi pochi minuti fa. Il rientro nei banchi di scuola in Sicilia è dunque previsto per domani, giovedì 13 gennaio, a deciderlo l'assessore regionale all'istruzione Roberto La Galla. La decisione è stata presa di concerto con l'assessore alla salute Ruggero Razza, con i dirigenti dell'ufficio scolastico regionale, con il professor Gianni Puglisi in rappresentanza degli atenei siciliani, presente anche una rappresentanza degli studenti. Dunque nessun rinvio, domani riapriranno le scuole dopo le vacanze natalizie. Cambiamo argomento. La direzione investigativa antimafia di Messina ha eseguito nella provincia un decreto di confisca beni emesso dalla Corte d'Appello peloritana di circa 7 milioni di euro, riconducibile ad un imprenditore dell'area Nebroidea operante nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame, ritenuto socialmente pericoloso a seguito di vicende giudiziarie per truffa, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ma anche abusivismo finanziario e usura, reato quest'ultimo per il quale è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel 2009. L'imprenditore è anche considerato vicino ad ambienti mafiosi dei clan Nebroidei e Tortoriciani. La misura eseguita oggi è un provvedimento di secondo grado che segue quelli di sequestro e confisca emessi dal Tribunale di Messina già nel corso del 2020. Politica, elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Oggi l'ARS sceglie i 3 grandi elettori, rappresenteranno l'isola nella votazione del successore di Sergio Mattarella, ma la votazione in Sicilia assume anche un valore politico a pochi mesi ormai dalle elezioni per il rinnovo dell'ARS e l'elezione del Presidente della Regione. Sarà il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, rappresentante dell'opposizione all'ARS, uno dei 3 grandi elettori siciliani che saranno inviati a Roma per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'accordo tra Grillini e Partito Democratico c'è, manca invece l'intesa nel centrodestra. La prassi vuole che a rappresentare l'Assemblea siciliana siano il suo Presidente e il Governatore e un componente della minoranza. Su quest'ultimo la decisione è arrivata ieri sera durante una riunione online dei pentastellati, dopo il no di Micci che alla designazione di non parlamentari si erano ipotizzati i nomi del sottosegretario Giancarlo Cancelleri e del sindaco di Termini Imerese Maria Terranova. Si vota questo pomeriggio, si potranno esprimere 2 preferenze e c'è la possibilità che PD e Movimento 5 Stelle prestino il fianco ai dissidenti del centrodestra, indicando sulla scheda, oltre a Di Paola, anche Micci che per destabilizzare così la maggioranza, facendo ottenere al presidente dell'ARS più voti di Musumeci. Era già successo nel 2015 con Ardizzone, che ottenne 44 voti e Crocetta 37, ma all'epoca le elezioni regionali erano distanti. Adesso invece la votazione per i grandi elettori rappresenta anche un banco di prova in vista dell'appuntamento con le urne per il rinnovo dell'ARS e l'elezione del presidente della regione del prossimo novembre. Altra ipotesi, meno realistica, potrebbe essere quella di tentare, con la collaborazione dei malpancisti del centrodestra, di lasciare fuori dai 3 grandi elettori Musumeci, e questo rappresenterebbe nei fatti una vera e propria sfiducia per il governatore. L'appuntamento a Sala d'Ercole è per le 16. I gruppi si incontreranno per definire strategie e imboscate un'ora prima. Solo dopo l'elezione dei siciliani, che voteranno per il successore di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica, si tornerà a parlare di esercizio provvisorio dopo il rinvio di ieri. I carabinieri della compagnia di Agrigento sono riusciti nell'arco di 48 ore ad identificare gli autori del raid vandalico che nella notte fra venerdì e sabato scorsi ha deturpato la scogliera della Scala dei Turchi di Real Monte.
poi ripulita da alcuni volontari. Si tratta di due uomini di Favara, uno condannato in passato per aver piazzato una bombola di gas nella metropolitana di Milano, la Marna Bianca, candidata a diventare patrimonio dell'umanità UNESCO, era stata imbrattata con polvere di ossido di ferro rossa. La procura di Agrigento aveva subito aperto un fascicolo, inizialmente a carico di ignoti, per l'ipotesi di reato di danneggiamento di beni aventi valore paesaggistico. I due sono stati denunciati in stato di libertà. Un valido contributo alle indagini è arrivato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso i due che imbrattavano appunto la Marna Bianca della scogliera della Scala dei Turchi. Ci spostiamo a Catania, torniamo a Catania, applaude all'avvio dei lavori per la riqualificazione della rete viaria della zona industriale il presidente di Confindustria Antonello Biriaco. Siamo vicini ad una svolta tanto attesa, dice ai nostri microfoni Guenda Garozzo. Zona industriale di Catania e rete viaria, un nuovo tassello si aggiunge con la pubblicazione del bando che di fatto segna il via dell'appalto di 10 milioni di euro per la riqualificazione delle strade che attraversano uno dei cuori pulsanti dell'economia siciliana. Da decenni si attendono interventi sostanziali. Oggi, commenta il presidente di Confindustria Catania, il vero e proprio cambio di rotta che fa sperare in un futuro di ripresa. Affinché questa zona industriale, come io dico da tanti anni, abbia un po', diciamo, l'attrattività che merita, sia una zona industriale resa normale, perché sappiamo benissimo purtroppo che noi fino ad oggi stiamo cercando di rendere normale una zona industriale, anche perché siamo in procinto di grandi investimenti che possono arrivare dalle zone economiche speciali, dove noi auspichiamo che al più presto venga nominato il commissario, proprio affinché si possa avviare un processo insieme alla portualità, insieme all'interporto, insieme a tutti quelli che sono i sistemi integrati che possono far sì che realmente la zona industriale spicchi quel volo che la cosiddetta Catania, la Milano del Sud, merita. Un passaggio reso possibile grazie anche alle risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione attraverso la rimodulazione dei fondi del Patto per la Sicilia. Difficile azzardare tempi, ma l'Associazione degli Industriali Etnea farà da sentinella, spiega Biriaco. Carenze importanti, strutturali. Confindustria in questo è stato sempre a fianco delle aziende. Noi abbiamo una task force che si occupa proprio delle problematiche della zona industriale. Per tanti anni io ho proprio avuto sia la delega, che poi in un certo senso, avendo anche la mia azienda al porto e operando anche in zona industriale, vi dico sinceramente che oltre a conoscerla bene so quali sono purtroppo le peculiarità e quali sono le gravi problematiche che in questi anni abbiamo affrontato. Oggi dobbiamo realmente dire anche grazie al sistema, non voglio essere autoreferenziale, al sistema Confindustria, che grazie anche alla sua attenzione, alla sua struttura, ha fatto sì che tante aziende, grazie al nostro contributo, hanno reso meno difficile non solo la loro permanenza, il loro insediamento, e anche i fatti gravi che molte volte si sono verificati con allagamenti, si sono verificati con incendi, si sono verificati in tante occasioni. Confindustria in questo è stato sempre a fianco delle proprie aziende e anche delle istituzioni, perché noi siamo stati, diciamo, dei facilitatori, noi siamo quel corpo intermedio che riesce realmente a saper valutare l'entità del danno e anche a poter porre rimedi. 10 milioni di euro che si aggiungono come linfa a quegli altri investimenti che sono previsti, lo diceva lei, se dovessimo azzardare dei tempi. Guardi, in questo momento dobbiamo dire realmente che il problema economico è l'ultimo dei problemi, perché effettivamente i soldi oggi ci sono e vanno spesi. Purtroppo, ahimè, molte volte è la progettazione e l'esecuzione di tutto questo che ci crea qualche difficoltà, perché purtroppo molte volte i tempi non coincidono con quelli delle realizzazioni, i tempi tecnici non coincidono con quelli delle realizzazioni. E due corone di fiori sono state lasciate davanti alla filiale Unicredit di Viale Vittorio Veneto a Catania. Sui nastri che le accompagnavano le scritte Felix MT 103 e i loghi di tre società
che gestiscono Bitcoin. A trovarle sono stati dipendenti al loro arrivo nella filiale, che hanno avvisato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta eseguendo i rilievi e sta visionando le immagini del sistema di videosorveglianza. Indaga la Digos della Questura. Secondo una prima ipotesi, sarebbe stata una provocazione contro le banche tradizionali e allo stesso tempo una trovata pubblicitaria legata alla commercializzazione dei Bitcoin. E sarà inaugurato il prossimo mese di giugno il Museo dei Luoghi e delle Civiltà Marinare nei locali dell'ex pescheria di Mascali. Proseguono a buon ritmo i lavori di riqualificazione, supportati dal FLAG. Riviera Ionico Etnea rappresenterà un polo d'attrazione turistica per l'intero comprensorio. Francesco La Rosa. Proseguono a buon ritmo i lavori di riqualificazione dell'ex pescheria di Mascali, laddove sorgerà il Museo dei Luoghi e delle Civiltà Marinare. L'inaugurazione prevista per il prossimo mese di giugno, grazie all'intervento del FLAG Riviera Ionica Etnea. La struttura rappresenterà un polo d'attrazione turistica per l'intero comprensorio mascalese. All'interno prevista anche una biblioteca che darà la possibilità di consultare i volumi che lì saranno sistemati. Ma ci sarà anche una sala attrezzata per ospitare incontri e convegni, salvaguardando comunque sulla parte esterna della struttura l'attività di vendita del pesce. Utilizzare quelle che sono le capacità far trasmettere la storia di un territorio importante come il nostro attraverso degli strumenti che sono i musei. Uno è questo, l'altro sarà realizzato a Fondachello attraverso l'altro finanziamento del GAL dell'Etna, e pertanto oggi su questo stiamo lavorando per completare quello che è stato il primo step di finanziamento con un secondo step per l'arredamento, la funzionalità e la presentazione di un luogo che è necessario a mostrare quell'identità del nostro territorio. Un museo del mare, ma salvaguardato anche l'aspetto commerciale della pescheria. Certamente, perché abbiamo all'interno dello stesso progetto realizzato quelle botteghe che magari hanno un affaccio esterno e che hanno dato sempre quella continuità di vita a quello che è stato la natura dell'idea allora che quando fu realizzata la pescheria in questo luogo. Siamo a buon punto, entro il 30 giugno completeremo i nuovi lavori che stanno per essere appaltati, che riguardano l'arredamento e il completamento della struttura. Questa diventerà per tutto il territorio un punto di riferimento dal punto di vista della formazione, soprattutto per le nuove generazioni, per quanto riguarda il rispetto del mare, l'apprezzamento nei confronti di coloro che lavorano sul territorio e quindi nel mare, i pescatori, gli operatori che vendono il pesce, e soprattutto diventerà uno stimolo per quanto riguarda coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Quindi formazione e strumento di educazione. Ecco. Sarà uno strumento anche utile per il turismo in questa zona? Sicuramente. L'idea dell'amministrazione è quella di far diventare questa struttura anche un polo di attrazione per quanto riguarda il turismo, e quindi il mare che è a due passi e l'Etna che sta dietro di noi diventano elemento di attrattiva, e il museo diventa un elemento, diciamo così, di collante fra queste realtà. E a proposito di nuove realizzazioni, al via da Cideale i lavori per la rotatoria di via Mortara sulla strada statale 114, un'opera attesa da anni e ritenuta fondamentale per la sicurezza dello snodo viario. Salvo Cutuli. L'ANAS avvia la cantierizzazione della rotatoria di via Mortara nell'intersezione viaria all'ingresso nord di Santa Maria a Malati nel territorio di Acireale, un impegno di spesa di 600.000 euro per adeguare questo snodo viario alle norme di sicurezza stradale lungo la statale 114, in passato teatro di incidenti anche mortali. L'opera prevede inoltre la reggimentazione delle acque meteoriche che in questo tratto, considerando il dislivello dell'arteria stradale, ha evidenziato allagamenti all'abitazione lungo via Mortara con il pericolo di smottamento dei fondi agricoli a valle
falle denunciate dai proprietari delle abitazioni che insistono in zona e dagli stessi agricoltori preoccupati dai continui cedimenti dei terrazzamenti coltivati ad agrumi per via degli scarichi realizzati negli anni 60 che non riescono a smaltire adeguatamente il flusso di acqua piovana proveniente dalle località a monte, vere e proprie fiumane da incanalare e smaltire in sicurezza. Sono anni che si dibatte sull'urgenza di realizzare una rotatoria in questo crocevia particolarmente trafficato e pericoloso in quanto a ridosso di una curva che limita la visuale del tratto viario ad autovetture e mezzi pesanti che la attraversano quotidianamente, specie nelle ore serali. La rotatoria migliorerà la visuale di accesso e uscita dalla borgata di Santa Maria Manate, oltre al transito sulla 114. L'ingegnere Acona, che è il direttore dei lavori per questa rotatoria, ci ha comunicato una decina di giorni fa che sarebbero iniziati a breve i lavori. In effetti hanno avuto inizio appunto con la fase di cantierizzazione. Questa fase è propedeutica anche per eliminare le interferenze che ci sono con le infrastrutture di Enel, che saranno eliminate nelle prossime settimane, e inizieranno poi la vera fase dei lavori, la parte più importante. L'importo dei lavori è di circa 600.000 euro per questa rotatoria e chiaramente è un nodo cruciale del traffico per Acireale, è molto importante, è una cosa a cui teniamo particolarmente che venga completata in tempi brevi. Il progettista incaricato, sentito il parere dell'assessore alle manutenzioni del comune di Acireale, Salvo Grasso, ha disposto una perizia di variante che prevede la canalizzazione delle acque piovane. Sì, proprio per questo motivo negli scorsi mesi sono state fatte tanti sopralluoghi proprio per evidenziare questo problema e infatti mi diceva proprio il direttore dei lavori che sta completando una perizia di variante proprio per completare appunto la parte di smaltimento delle acque per evitare questo problema. È tutto per questa edizione del telegiornale, non ci sono infatti altre notizie, vi ricordo che potrete riseguirlo su internet, sul nostro sito all'indirizzo raitv.it, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Torniamo in diretta alle 19.45, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo. Appuntamento con il meteo, le previsioni del tempo in Sicilia di giovedì 13 gennaio, cielo ovunque parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari calmi. Le temperature oscilleranno nell'isola da 7 gradi a Enna a 17 a Palermo e Trapani, a Catania e nell'Interland 15 gradi la minima, 16 da massima.